quello che abbiamo detto. Quindi il discorso satanico è un discorso che è strettamente legato alla moneta. Questo l'aveva capito San Francesco d'Assisi, il quale vietava ai padri questuanti di accettare in elemosina la moneta, ma solo beni reali. Un altro argomento importante è l'altra tentazione di Satana, quando Satana dice: se tu mi adorerai prostrato, comanderai su tutti i popoli del mondo. Che vuol dire comandare prostrato? Comandare prostrato significa negare l'Eucaristia, togliere Dio dall'altare, e questo avviene con l'eresia protestante, perché l'eresia protestante nega l'Eucaristia. La prima cosa che fa, l'Eucaristia è un fatto puramente mnemonico. Giorni fa alla televisione noi abbiamo visto il rito dell'Eucaristia dei protestanti, quando c'erano due donne che con i calici in mano e con una quantiera con pezzetti di pane distribuivano il pane e facevano bere il vino. Ma questo ragionamento è un ragionamento che è totalmente sbagliato, perché la ritualità formale di bere vino e mangiare pane non è sufficiente se a monte non si accetta il principio della transustanziazione e dell'Eucaristia cattolica, quindi. Quindi l'Eucaristia cattolica è fondamentale. Ecco perché nel 1673, non a caso, il Parlamento inglese mette fuori legge l'Eucaristia cattolica e la transustanziazione. Operava nel Parlamento inglese la massoneria inglese, il cui cuore era fatto dagli adoratori di Satana. Naturalmente questi ragionamenti ci fanno capire che Satana è una persona seria, perché mantiene le promesse fatte a fin di male. Dopo che il male è stato commesso, dà ai vertici del protestantesimo, che ha la sovranità monetaria, e perché ha attuato la moneta nominale, la moneta debito, secondo la regola stabilita dalla Banca d'Inghilterra nel 1694, vero, da quella data noi vediamo che si attua la moneta satanica secondo la logica del debito verso la banca, così come Cristo si sarebbe indebitato verso Satana, pur avendo il popolo creato il valore della moneta, l'accetta in prestito all'atto dell'emissione. Questa truffa colossale è la truffa che ha le caratteristiche della moneta satanica. La moneta satanica non esisteva quando la moneta era d'oro, che con la moneta d'oro il portatore della moneta era il proprietario. Quando il cittadino trovava, io non mi stancherò mai di ripetere questo esempio, trovava la pepita d'oro in una miniera, se ne appropriava senza indebitarsi verso la miniera. Oggi al posto della miniera c'è la banca centrale, al posto della pepita un pezzo di carta, al posto della proprietà il debito. E allora cominciamo a capire che la giustificazione religiosa è il fondamento anche della concezione della moneta. E io ricordo un insegnamento fatto da Paolo Sella di Monteluce, col quale io ho avuto dei contatti culturali importanti quando scrivevamo sulle diverse riviste e giornali insieme. Lui diceva: la moneta è anche un fatto religioso. Certo, perché uno deve scegliere tra la formula della moneta proprietà e della moneta debito. La moneta debito è l'accettazione della formula satanica di prendere in prestito ciò che è di nostra proprietà, per cui si trasforma il proprietario in debitore. E questo è avvenuto con la Banca d'Inghilterra. Prima, con la moneta d'oro, il portatore era il proprietario.